Ok, ora dovremmo essere live. Aspettiamo che qualcuno dal pubblico ci dia conferma. Se ci sentite, se ci vedete, battete un colpo. Ci sono già un po' di persone, aspettiamo. Anzi, ce ne sono molte di più di quelle là che mi segna YouTube. Ci sono già 16 persone. Buonasera, ciao Cosimo. Ok, ci vedete, ci sentite bene? Dateci un feedback. Sentiamo, perfetto, perfetto. Ciao Fiorella. Ciao Francesco, ciao Laura. Aspettiamo giusto 5 minuti i ritardatari che si collegano e poi partiamo con la parte importante della serata. Spenderemo 45 minuti, massimo un'oretta insieme. Oggi con noi c'è Eugenio. Eugenio è un data scientist che lavora negli Stati Uniti. Anticipo un pochettino io per chi già c'è, poi ti presenti tu con tutti gli altri. È un data scientist che lavora negli Stati Uniti, ha un background in ingegneria biomedica. E ha lavorato come data scientist per le maggiori organizzazioni al mondo nel settore sanitario. Quindi sarà un'occasione per parlare di questa professione, sia in questo settore sia in altri, facendo anche una bella discussione sulla formazione tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, perché insomma, Eugenio ha studiato in tutti questi paesi. Ottimo, ottimo. Va bene, aspettiamo giusto qualche minutino e poi partiamo. Perfetto. Intanto ci volete dire da dove ci state seguendo? Io sono giù al sud, in Sicilia, nella mia bat caverna a Giardini Naxos, sotto la Taormina. Una cosa curiosa della professione AI è che non c'è nessuno che vive nella stessa regione di un altro. Riusciamo a coprire tutta l'Italia. E stiamo cercando di andare a coprire anche l'Europa. Ad oggi quello che lavora più lontano con noi lavora a Singapore, quindi arriveremo anche su Marte pian piano. Tu, Gino, sei a New York, ora sei al lavoro. Esatto, sono a New York. Oggi lavoro da casa, faccio tra working from home e ufficio. Oggi è Ok. uno dei giorni di casa. Ma l'ufficio quanto è lontano da? Perché New York è praticamente quanto una regione quasi. Quanto Sì, impieghi esatto, per New York lavoro? di per sé è gigantesca. In realtà ho la fortuna di vivere molto vicino all'ufficio. L'ufficio è in Soho, per quelli che conoscono New York. Casa mia è West Village, quindi sono 25 minuti a piedi. Per cui è un'ottima commute, non mi posso mai lamentare. Sì, immagino, immagino. E da quant'è che sei a New York ora? Ora sono 4 anni e 5 anni in US. Prima ero un anno a Cambridge. E come ti trovi lì? Benissimo, benissimo. Ora, dopo Immaginavo. vari anni di New York, inizio un pochino a sentire la pressione, c'è sempre molto da fare, sempre molto busy, però è bellissimo, non cambierai New York per nulla al mondo. Bellissimo, bellissimo. Io non ci sono mai stato. Io ho avuto l'opportunità di andare a lavorare a San Francisco quando avevo 23 anni, in una startup italiana che stava sviluppando un sistema di messaggistica in prossimità tramite Bluetooth. Poi alla fine non ho accettato perché non so, mi sembrava troppo, come dire, troppo drastica come cosa. E poi ovviamente me ne sono pentito. Sarebbe stata un'esperienza bellissima. C'è ancora tempo, però. Sì. Va bene, un minuto e partiamo. Intanto qui abbiamo Fiorella che sta a Londra. Laura Brescia, Francesco da Milano, Cosimo Puglia, Taranto. Ottimo. Abbiamo anche Catanzaro con Fabrizio. Solitamente queste live non le tengo io, abbiamo Daniele che è molto più bravo di me a tenere queste live, anche se non è prettamente tecnico lui, più lato business. Oggi era impegnato in un evento, va bene, dai, facciamo questa esperienza e lo sostituisco io. Spero di essere un buon Pippo Baudo della situazione. Non ho dubbi. Ok, dai, sono le 35, possiamo iniziare.
Eugenio, ho già detto poche parole su di te. Se ti vuoi presentare tu, chi sei, cosa fai, tuo background, poi andiamo a fare qualche domanda più specifica sul tuo percorso, su come sei arrivato a fare quello che stai facendo ora e anche cosa vorrei fare in futuro. Va bene, innanzitutto grazie, è un piacere essere qui con tutti voi, soprattutto con te, Giuseppe. Mi chiamo Gian Piacere. Zuccarelli, faccio il data scientist, ho studiato a Genova, sono originario di Genova, lì ho fatto la triennale in elettronica, software engineering e poi mi sono spostato a Londra lavorando più nell'ambito della bioingegneria, neuroingegneria, quindi molto sull'ambito della biomedica e l'intersezione tra cervello, brain sciences e intelligenza artificiale e tutto quello che è la tecnologia che può aiutare una persona, oppure che può essere aiutata dallo studio, per esempio, delle reti neurali, come l'intelligenza artificiale. Io ho lavorato molto nell'ambito della bionica, quindi cercando di creare protesi, soprattutto per gli arti, e utilizzare l'intelligenza artificiale per controllare queste protesi, queste braccia robotiche. Ho partecipato alle Olimpiadi di bionica in Svizzera, sempre rimasto affascinato appunto dall'ambito della bionica e soprattutto dall'ambito hardware, venendo da un ambito prettamente ingegneristico, mi sono focalizzato nell'ambito più di data science e più di intelligenza artificiale per vari motivi. Uno era che era ancora agli albori, sia la bionica che l'intelligenza artificiale, e sono sempre stato molto appassionato dell'impatto sui business, quindi sull'ambito più di industria dell'intelligenza artificiale e della data science. Ho lavorato poi per vari anni a Londra con varie aziende, start-up, aziende più grandi e con l'NHS, quindi col sistema sanitario in science, analizzando informazioni sui pazienti e essendo un sistema pubblico ma molto avanzato a livello tecnologico, era uno dei posti migliori in cui essere, soprattutto per fare data science nell'ambito healthcare. E mi sono poi trasferito a Boston, ho fatto un master tra MIT e Harvard, principalmente all'MIT, cercando quindi di ancora di più formalizzare questa educazione che prima era più nell'ambito bioingegneristico, ma ora invece di science per il business. E lì ho lavorato molto facendo ricerca con l'MIT Media Lab, l'MIT Operations Research Center e varie altre organizzazioni lì. E ora sono 3 anni, quasi quattro, che lavoro in questa grande azienda, una grande corporation nell'ambito healthcare che si chiama CVS Health. Management nell'ambito della data science, quindi iniziato più in un ambito tecnico e ora un ambito sempre tecnico, ma con una forte componente anche di management. Bellissimo. Guarda, avrei un milione di domande da farti. Ne approfitto pure per dire, voi che ci state seguendo, se avete qualche domanda che volete porre a Eugenio, scrivetele pure, noi man mano che chiacchieriamo ne selezioniamo qualcuna e vi rispondiamo. Quindi non siate timidi, la chat serve apposta per questo. Noi siamo anche qui non soltanto per parlare a Eugenio, ma anche per parlare con voi, quindi approfittatene. Guarda, ti faccio subito una domanda. Quindi tutto il tuo percorso hai avuto appunto la possibilità di sperimentare il sistema formativo di tre paesi diversi, che sono molto diversi tra di loro. Quindi l'Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, addirittura il MIT, che sappiamo essere probabilmente la migliore scuola di ingegneria al mondo. Che differenze hai notato tra questi tre sistemi diversi? E anche debolezze e punti di forza di questi. Ci sono forti differenze, devo dire che come dire, ogni paese, ogni sistema ha i suoi pro e contro. Partendo dall'Italia, direi che ovviamente, come tutti quelli che hanno studiato in Italia sanno, è un approccio molto che si focalizza sulle basi, quindi su dare un approccio teorico, cercando di spiegare i concetti più generali all'inizio e formare quindi quasi la cultura di una persona, sia in ambito studentesco magari con la scuola secondaria, con la high school, che a livello universitario, e quindi si cerca di formare la base e la foundation di quello che è poi lo studio, una carriera. E lì è dove secondo me ci sono delle forti differenze, soprattutto con l'Inghilterra e con gli Stati Uniti. C'è un forte focus su quello che è il creare una persona a tutto tondo e una carriera a tutto tondo, ma a volte ci si dimentica degli aspetti più pragmatici. Della,
del focus di quella carriera. Nel mio caso, per esempio, in ambito ingegneristico, sono stato formato in quello che erano i concetti più di ingegneria elettronica e software engineering degli anni 80, quindi assembly, codice binario, C++, C. E quindi quello è anche uno dei problemi come studente, nel senso che sia solamente impari le basi. Ricordo ancora il codice binario, ricordo ancora le basi, però è un costo opportunità, nel senso che quel tempo si potrebbe spendere magari un pochino di meno sulle basi e sui concetti più storici di un tema e focalizzare di più su quello che è rilevante adesso. Mi di solito ricorda come quando in high school, al liceo, si impara tutto fino a che alla, non so, seconda guerra mondiale e ci si dimentica completamente di quello che è la storia contemporanea, che è quasi l'ambito più importante perché appunto ti permette di avere gli strumenti con cui puoi parlare del conflitto israelo-palestinese, oppure puoi parlare di conflitti che sono al momento con cognizione di quello che è tutta la storia presente e del passato ma recente. Quindi l'Italia si forma sulle basi, ma anche un pochino in ambito pragmatico, invece gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono quasi all'opposto. E gli Stati Uniti è ancora più estremo, c'è questo focus sull'imparare le basi, ma sempre con un approccio che è improntato al come posso utilizzare questi strumenti e queste conoscenze per portare valore a un'azienda, per fare ricerca che ha un qualche significato. E quindi a volte ci si confronta in questa realtà in cui magari l'italiano all'estero ha una cultura maggiore, ma a volte si dimentica un pochino di pensare al business, all'impatto per esempio della data science o dell'intelligenza artificiale in un'industria, e lì secondo me a volte si hanno anche degli impatti a livello di carriera, per cui a volte una persona con magari meno conoscenze ma più pragmatiche a volte ha più upside, ha più possibilità anche di fare carriera che una persona che magari ha una cultura più a tutto tondo ma fa fatica ad avere concetti attuali, potrebbe essere Python, potrebbe essere appunto data science, e quindi c'è un po' di trade-off tra le varie approcci. Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro hai descritto perfettamente quello che è il problema del digital mismatch in Italia, cioè il fatto che quello che danno oggi l'università non è esattamente quello che le aziende cercano, ma non è detto che quello che effettivamente danno sia sbagliato. Semplicemente si fermano all'ultimo miglio, costruiscono delle fondamenta importanti per gli studenti che poi diventano i professionisti, però poi non gli vanno a dare tutto quel set di competenze finali che è quello di cui l'azienda hanno effettivamente bisogno da parte del dipendente, no? Tutte quelle competenze appunto più pratiche e mirate all'azione. Infatti questo è anche un po' il problema che cerchiamo di colmare con Professional AI. Però ovvio che se viene uno studente universitario che già ha un background STEM di partenza, è molto più facile formarsi in questi ambiti, perché tutta la parte più difficile, tutti i blocchi sulla quale andare a costruire le competenze da scientist ti sono già formati all'interno di un percorso universitario. Esatto. Quello è uno dei problemi principali, anche giusto per aggiungere su quello che hai appena menzionato, uno degli aspetti che secondo me manca di più in Italia, per esempio, è il concetto di carriera e di lavoro a tutto tondo, per cui sia in Inghilterra che in America, per esempio, c'è un forte interesse sulle soft skills, su quegli aspetti che fanno magari a essere tangenziali e paralleli alle skills tecniche, per cui magari facendo ingegneria, facendo data science, non è il focus del corso, però è estremamente importante imparare quelle soft skills e quelle abilità, magari anche di capire quali aziende sono interessate in quali skill, oppure poter fare networking. Tutte queste abilità sono qualcosa che possono essere appunto estremamente importanti a livello di carriera, ma mancano soprattutto in un ambiente come quello italiano, a livello universitario. Esatto. Tra l'altro, prima, parlando degli Stati Uniti, hai sollevato un punto importante. Lì è proprio più forte la connessione tra università e aziende. Difatti ci sono le aziende stesse che finanziano l'università. Se non sbaglio è proprio al MIT che c'è tipo la cosiddetta Amazon Professor, che sono tipo le cattedre finanziate da le grosse aziende per quelle università. Mentre in Italia è un po' come se l'università ti formasse per farti restare all'interno dell'università stessa. Quindi ti formo per fare triennale, per fare poi il master,
per poi fare il PhD, per poi fare il ricercatore e poi permetterti a insegnare all'interno dell'università stessa, come se non ti volesse mai far uscire all'interno dall'università. Esatto. E cioè è un enorme problema appunto quello che dicevi, cioè questa connessione tra l'università e l'industria è un punto di forza, è un qualcosa che assolutamente va considerato non solamente come una, come un aspetto tangenziale, nel senso che una piccola parte degli studenti poi va a finire in industria, in realtà la maggior parte che va a finire appunto a lavorare per aziende, quindi avere questa relazione per cui l'università ascolta i bisogni di un'azienda non è un qualcosa di, come dire, dirty, di sporco, nel senso che si va a cercare di aiutare le aziende, ma anzi, un cercare di capire i bisogni di quelli che saranno poi gli employer, i datori di lavoro, degli studenti. Quindi si può creare una situazione per cui c'è un win-win, gli studenti imparano skill, imparano ovviamente una carriera, ma hanno anche la possibilità poi di fornire valore a un'azienda e l'università è felice perché riceve investimenti e fornisce valore agli studenti. Quindi è un ciclo molto virtuoso. Esattamente, sono perfettamente d'accordo. Va bene, spostiamoci un pochettino invece ora proprio sull'ambito lavorativo. Tu oggi lavori come data scientist all'interno di questa azienda nel settore della salute, ma nello specifico qual è il tuo day-to-day? Cos'è che fai effettivamente sul lavoro? Il mio day-to-day è molto Python, molto SQL e molti meeting. Quindi c'è una componente, quella che qua si chiama coach and player, quindi player nel senso che faccio molto ambito ancora tecnico, quindi ancora molto coding, ancora molto development, ma anche coach nel senso che ho anche una parte più manageriale, nel senso gestire un team, gestire la dinamica di un team, interagire con gli stakeholder, eccetera. Quindi il mio day-to-day è soprattutto machine learning in Python, estrazione di dati, quindi o tramite Python, PySpark o SQL, e come connettersi al meglio con i nostri stakeholder. Nel mio caso, in questa posizione attuale, è un pochino meno client-facing, quindi sono un pochino meno clienti esterni, e più a livello di clienti interni, quindi team di business, team di finanza, team di product management. E quindi molto del mio lavoro è interagire con loro, cercare di capire di cosa hanno bisogno, quali sono i requirements, trasformarli poi in dei requirements veramente tecnici per il team, e quindi avere anche questa relazione con le persone che stanno attorno al nostro team. Ok, quindi il lavoro tuo da data scientist non lo fai da solo, lo fai all'interno di un team, giusto? Esatto, fai nella mia azienda che ha 300.000 dipendenti circa. Molti sono retail facing, quindi negli store, ma abbiamo, penso, fai 2.000 data scientist, data engineers, quindi un enorme numero di persone che lavorano con i dati, sia nell'ambito più di data wrangling che nell'ambito di modeling. Ecco, questo è un punto importante. A me spesso contestavano il fatto, chi si voleva formare come data scientist, che il mercato si sarebbe saturato in fretta, perché è vero che ci sono tante posizioni di lavoro attualmente attive, però i data scientist solitamente lavorano in team molto piccoli. Mi facevano ad esempio l'esempio di una nota compagnia telefonica italiana delle comunicazioni, che ovviamente è enorme, ma tipo un team soltanto 20 data scientist. Questa, secondo te, è una concezione giusta o una concezione sbagliata di questa professione? C'è del giusto e dello sbagliato in ogni cosa. I team di data scientist di solito tendono a essere piccoli, nel senso che non c'è bisogno di avere tanti data scientist che lavorino nello stesso ambito. Quindi 2, 3, 5 data scientist che lavorano nello stesso progetto ovviamente è un grosso problema, nel senso che tendono ovviamente a avere molto overlap, quindi si tende a lavorare a volte in ambiti che sono molto, che si sovrappongono, e quindi sono problemi a livello proprio di divisione del lavoro. Però si tende a lavorare in team abbastanza grandi, nel senso che il lavoro in data scientist, almeno in ambito business, soprattutto negli US, non è lavorare dalla mattina alla sera solamente con i dati, ma è interagire con un grande numero di altri team che sono magari meno tecnici o tecnici, ma in altri ambiti, per cui software engineers, data engineers, product managers, database architects, eccetera. E quindi i team tendono ad essere un pochino più grandi, ma avere anche quello che si chiama cross-functional positions, quindi persone che fanno altri lavori,
ma sono comunque parte di uno stesso team che cerca di raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo può essere un prodotto, un progetto o altri obiettivi a livello di business. Sei stato chiarissimo, sì. C'è Maurizio che ti vorrebbe fare questa domanda rispetto alle attività lavorative che hai nominato prima. Chiede in quale percentuale gestisci l'attività, in che rapporto, cioè quali sono le attività appunto che ti prendono più tempo rispetto, non so, a quelle tecniche, quelle manageriali, i meeting e tutto il resto? Dipende da tanti fattori, dipende ovviamente dalla posizione in cui stai anche a livello di carriera, quindi prima ovviamente il mio ruolo era quasi al 100% tecnico e 0% a livello manageriale, ovviamente poi ha iniziato a diventare molto meno sull'ambito tecnico e più sull'ambito manageriale e di stakeholder management, quindi meeting con team non tecnici. Al momento probabilmente direi tre parti, quindi 67% fai nell'ambito più tecnico e il restante nell'ambito più manageriale e di stakeholder management. Quello che va detto è che ci sono delle forti, come dire, delle forti leggende, così per dire, miti a livello di data science, per cui molto del lavoro è in ambiti di machine learning modeling o negli ambiti più interessanti. Quello in realtà è una piccola percentuale del lavoro di data scientist. L'80% o più del lavoro di data scientist è pulire i dati, estrarre i dati, di tutti gli ambiti non sexy. Qui spesso vedo appunto come magari i data scientist più junior pensano che la percentuale sia 80% fare deep learning o utilizzare generative AI. In realtà al contrario, purtroppo 80% è meeting e data wrangling, e il resto forse a volte è machine learning. Tra tutte queste attività, qual è quella che preferisci fare? Machine learning modeling. Immaginavo. È stata una domanda banalissima. Ok. Spendiamo quest'altra domanda di Chiara, che diciamo per noi dovrebbe essere abbastanza scontata. Qual è la competenza più richiesta tra Python o R? Oggi direi che è decisamente Python, non perché R sia brutto o cattivo, semplicemente perché Python, essendo un linguaggio multipurpose, ce lo può utilizzare per fare più cose, si è imposto nel settore delle AI e della data scientist. Poi ci sono tutte le varie community con i framework come scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy, che l'hanno reso il linguaggio de facto in questi ambiti. Cosa ne pensi, Eugenio? Completamente d'accordo. E appunto, come dicevi, ci sono due fazioni, quella che sta per R, sono hardcore nell'ambito R, quindi forti proponents di R, quelli invece che sono più per Python. La mia opinione, soprattutto lavorando in un ambito più business e meno di ricerca, è che appunto Python, come dicevi tu, è talmente general purpose, per cui lo puoi utilizzare per creare API, creare modelli, creare pipeline di data extraction, data cleaning. Quindi se dovessi scegliere, ovviamente ho dovuto scegliere uno dei due, sceglierei Python, proprio per il fatto che ti dà magari meno expertise verticale in ambiti come statistica o alcuni degli ambiti come appunto di probabilità e statistica, ma ti dà una capacità molto più orizzontale di approcciare qualunque ambito che è relativo al data science, anche data engineering e business analytics. Esatto. Oggi quelli che utilizzano ancora R sono prettamente gli statistici, perché essendo il linguaggio per l'analisi statistica, nasce per questo R, linguaggio per analisi statistica. Lo insegnano ancora all'interno dell'università, poi è il primo linguaggio che imparano, solitamente il primo linguaggio si ricorda per sempre, quindi preferiscono R a Python, però la maggior parte dei lavori in ambito data science è sempre su Python. R è utilissimo da conoscere come data scientist, ma insieme a Python al massimo. Non consiglierei a un data scientist di informarsi soltanto su R, perché rischia di non trovare lavoro. Python è anche ottimo per fare l'ambito più di productionization dei modelli, quindi non dover cambiare il linguaggio di programmazione è un ottimo benefit, per cui fare MLOps e tutti quegli ambiti in R è estremamente difficile, di solito richiede appunto che il codice del data scientist poi venga tradotto da machine learning engineers, quindi invece più sull'ambito di productionization, mentre invece se ci si focalizza su un solo linguaggio, ovviamente ci sono dei benefici forti.
Assolutamente, assolutamente. Parliamo un pochettino del tuo campo. Come pensi che la data science può contribuire a migliorare la salute e quindi la qualità di vita delle persone? Quali sono le applicazioni concrete dove appunto può portare beneficio in questo settore? Ce ne sono tantissime. Giusto per darti un'idea, i tre campi principali, soprattutto quelli che secondo me sono i più interessanti adesso, sono quello della medicina predittiva, quindi predictive analytics, prevenzione di malattie, predizione della progression di una malattia, quindi di come andrà a peggiorare o a migliorare nei prossimi anni. Quello uno, medicina personalizzata, quindi la creazione di strategie di cura che sono personalizzate sulla persona. E il terzo è più sugli ambiti burocratici e di data entry per i dottori. E sull'ambito quindi della predictive analytics, appunto, è il fatto che è molto semplice creare un modello di machine learning che abbia un outcome binario, quindi binary classification molto semplice, e riesca a fornire molto valore a livello sia clinico che di business, per cui si può creare, per esempio, un modello che predica la probabilità di andare in ospedale, di venire riammesso in ospedale, di sopravvivere a una procedura o comunque di sopravvivere nel prossimo anno. E allo stesso modo si possono predire, per esempio, l'insorgenza di malattie o la progressione di una malattia per il meglio o per il peggio. Quindi è molto semplice, ovviamente non è facile, è molto semplice a livello di machine learning e di data science creare un qualcosa che poi va anche a fornire un enorme valore a livello clinico, a livello di business, sia per il paziente che per il dottore, che per l'ospedale o il business. E quello è uno degli aspetti più importanti. Tra tutte queste applicazioni, qual è quella che ti entusiasma di più? Direi forse l'ambito più, paradossalmente, più quello in ambito burocratico, per il semplice fatto che c'è una forte difficoltà, soprattutto quando si va negli ambiti più avanzati dell'intelligenza artificiale, della data science, in ambiti così d'alto rischio, per cui è molto difficile riuscire a portare dei modelli che magari creano delle predizioni o delle diagnosi in ambienti davvero di real life, per cui portare in un ospedale un algoritmo che riesca a fare una diagnosi, a volte magari anche meglio di un dottore, è estremamente complesso per vari motivi. Uno è il fatto appunto del concetto etico di diagnosi, la possibilità di avere false positives e false negatives, per cui la possibilità di dire a una persona noi pensiamo che tu abbia questa malattia, in realtà non ce l'ha, di creare dei problemi, delle paure, dei falsi positivi, e allo stesso tempo anche il problema di interagire con i dottori che iniziano a vedere magari un algoritmo come un possibile problema. Ovviamente non lo è, nessuno nell'ambito della data science, soprattutto nell'ambito healthcare, pensa che gli algoritmi possano sostituire i dottori, ma c'è spesso un pochino di freno, un pochino di resistenza per il fatto che si porta una nuova tecnologia in un ambito che non è ancora abituato all'intelligenza artificiale. Quindi si tende a finire in situazioni in cui creare il modello, creare l'algoritmo è quasi l'ambito più semplice, e poi invece portarlo a fruizione, farlo utilizzare ai dottori, farlo utilizzare ai pazienti e soprattutto creare una situazione di fiducia è molto difficile. Invece in ambito burocratico è un po' più facile proprio per il fatto che, per esempio, con la generative AI si possono creare dei sistemi come Nuance di Microsoft, stanno creando, per cui un algoritmo di intelligenza artificiale generativa può, per esempio, tradurre tutti i vari problemi, tutte le varie domande, questioni e tutto quello che il paziente dice in un sommario e inserire anche quell'informazione nei database, quindi nei sistemi di file dei pazienti elettronici in un modo automatico. Quello è più facile a livello di implementazione perché non devi andare nell'ambito clinico a gestire diagnosi, a gestire questi ambiti molto complessi, ma puoi fornire un enorme valore ai dottori soprattutto che finiscono a passare circa 16 ore a settimana almeno negli Stati Uniti a gestire tutti gli ambiti burocratici, fare i riassunti dei pazienti, inserire le informazioni nei database per venire poi pagati dalle assicurazioni, eccetera. Quindi quello dell'ambito della burocrazia è quasi un ambito un pochino meno sexy, ma è più probabile che appunto si riesca a davvero fornire valore a tutti gli stakeholder in questa situazione. Tra l'altro, proprio sull'ambito medico,
Io so che il deep learning non piace molto, proprio per il fatto che i modelli sono difficili, se non impossibili, da interpretare. E i medici non vogliono mettere nelle mani, nella salute delle persone, in mano un algoritmo che non sanno perché prende una determinata decisione. Infatti la maggior parte degli investimenti nel settore dell'explainable AI sono spinti proprio dal settore sanitario e dalle banche, per le stesse ragioni. Esatto, potrei parlare per ore di quanti progetti ho visto fallire perché erano dei modelli fantastici, ma erano deep learning, erano basati sul deep learning ed erano completamente non interpretabili. E anche lì è uno dei problemi di solito, soprattutto tra i data scientist, le persone tecniche e quelle più in ambito clinico di business, nel senso che i data scientist ovviamente vogliono lavorare su ambiti che sono interessanti, fighi, deep learning, eccetera, cercare di creare modelli più complessi e più ad alta performance possibile, mentre invece nell'ambito clinico, nell'ambito di business, si tende a preferire un qualcosa di più semplice perché ha maggiore interpretabilità, quindi è molto più semplice per il dottore capire decision making process e anche per il business poter sapere che è un qualcosa di affidabile che non cambia da un mese all'altro. Chiarissimo, sì, questo era uno dei punti che conosco meglio nel settore sanitario perché ho avuto modo di sperimentarlo già in passato, no? Collaborando con alcuni ospedali, no, deep learning non ce ne fate vedere perché non vogliamo mettere la salute delle persone in mano a qualcosa che non sappiamo perché prende determinate decisioni. Esatto. Quello è uno dei problemi più complessi, appunto. La creazione di modelli, come dico sempre al mio team, è l'ambito più semplice, quindi gli algoritmi, l'ambito tecnico. Avere accesso ai dati, soprattutto in un modo che si assicura della privacy, del fatto che è tutto gestito in un modo anche etico, quello è uno dei problemi principali, e l'altro è quello appunto culturale di portare modelli che sono molto avanzati in un sistema che di solito fa un po' fatica con la tecnologia. Esattamente, guarda, hai anticipato una domanda che ha fatto Cosimo, l'avevo adottata poco fa, cioè quali sono le sfide principali che incontri nel processo di pulizia dei dati, soprattutto quando si tratta dei sanitari, e quindi ci dovrebbe essere la privacy sotto. Quello che mi fa star sveglio la notte è il problema del bias, dell'etica e dati, e soprattutto il fatto che non ci sono dei modi per assicurarsi che i processi che hanno portato alla pulitura dei dati sono, come dire, si assicurano che ci sia nessuna discriminazione nei processi, nei sistemi. Per cui un data scientist, un team, potrebbe fare qualunque processo di manipolazione dei dati inavvertitamente, per cui senza avere un qualcosa di, come dire, maligno, di nefasto come obiettivo, ma di creare comunque delle discriminazioni solamente per il fatto che si portano degli errori a livello tecnico nei dati. Per cui, per farti un esempio, c'è a volte la questione di rimuovere gli outlier, quindi rimuovere le persone che magari hanno un costo estremamente elevato nei dati, soprattutto quelli sanitari. A volte ci sono persone che vanno in ospedale decine e decine di volte all'anno per vari motivi. Quindi quando si va a fare pulizia dei dati, pulitura dei dati e data transformation, quindi feature engineering, tutti questi ambiti, senza sapere la domain knowledge, quindi senza sapere l'ambito su cui si sta lavorando, c'è una forte probabilità di introdurre degli errori e dei problemi soprattutto di bias, per il semplice fatto che si è tecnici, magari molto bravi a livello tecnico, ma non si sa molto dell'ambito della domain knowledge. Per farti un esempio, una volta ho visto una situazione in cui un modello doveva predire veramente il rischio di una persona, la severity, quindi quanto una persona è malata o è in salute, e dato che non si hanno dei buoni proxy per questo concetto di salute, si è pensato di utilizzare quanto una persona spende in ospedale, un concetto che ha senso onestamente, per cui più vado a spendere in ospedale, più vado anche a vedere il medico, più è probabile che io non stia bene, che abbia delle malattie, magari delle malattie croniche, e quindi appunto devo avere più spese a livello sanitario. E quindi a livello di tecnica di data science ha assolutamente senso, ma se vai a parlare con qualunque dottore, con qualunque persona che sa un pochino di più nell'ambito medico, ti potrà dire in un momento, in un secondo, che ovviamente non tutte le persone si possono permettere le spese ospedaliere, soprattutto negli Stati Uniti. Ci sono persone che hanno magari il diabete e che non prendono l'insulina, quindi la medicina che dovrebbero prendere
ogni volta e la razionano per il semplice fatto che non se lo possono permettere. Quindi utilizzare quanto una persona può spendere in un ambito medico può essere un modo terribile per discriminare le persone che magari sono o non troppo vicine all'ospedale, quindi non possono andare spesso in ospedale, oppure non se lo possono permettere. Quindi non spendono non perché non hanno, semplicemente per cui non se lo possono permettere. Quindi è molto facile creare problemi per i pazienti, per gli user, eccetera, se non si va a sapere appunto la domain knowledge. È la prossima domanda che ti avrei fatto, te lo giuro. Tu hai un background appunto da ingegnere, abbiamo detto ingegnere biomedico. Di secondo te, quindi, se non avessi avuto questo tipo di background, avresti potuto fare la professione che fai oggi, lavorare nel stesso ruolo che ricopri oggi, con lo stesso, con cioè, gli stessi risultati? Sì, direi di sì. Direi che la domain knowledge non è necessaria, però è un qualcosa di estremamente importante nel processo di data science. Per cui se una persona ha l'abilità di o aver studiato quell'ambito per altri motivi, o di aver acquisito quella conoscenza per il semplice fatto che ha lavorato magari nell'ambito sanitario o in qualunque altra industria per anni, ottimo, fantastico. Quello ovviamente è un plus. Ma se una persona non ha quella domain knowledge, quell'esperienza più a livello di industria, non è un problema fin tanto che può appoggiarsi ad esperti. Per cui nel mio caso, anch'io spesso non sono un esperto in ambito medico, so qualcosa, ma non sono un esperto. Ovviamente mi appoggio ai dottori, mi appoggio agli esperti, mi appoggio alle persone più senior, soprattutto in un ambito clinico, che ne possono sapere di più. E quello che è molto importante, appunto, è cercare di capire che questo è un processo che può essere utilizzato per qualunque industria. Per cui se dovessi andare a lavorare o fare un progetto in un ambito magari completamente nuovo a me, nonostante non abbia la domain knowledge, posso comunque affidarmi ad esperti. Nel campo finanziario, per esempio, potrebbe essere parlare con i financial advisors, con quelli che fanno commodity trading, equity trading, eccetera, per parlare appunto di quello che è il domain. E quello aiuta in ogni caso. Chiarissimo, chiarissimo. E parliamo invece di soft skill. Quali pensi che sono le soft skill che sono più importanti nel lavoro di un data scientist? Direi la capacità di comunicare con soprattutto persone non tecniche, per cui uno dei problemi che vedo più spesso, soprattutto nei data scientist più junior, è il fatto che sono a volte molto focalizzati nella loro passione, quindi quella di creare modelli, di creare di Jupyter, Pipeline, Python, eccetera, ma si dimenticano del fatto che dietro qualunque progetto, dietro qualunque dataset, eccetera, in realtà ci sono delle persone. E quindi poter parlare con loro, poter capire quali sono i loro obiettivi, le loro necessità, è il modo migliore per portare un progetto al successo. Per cui creare un modello che è estremamente elevato in fatto di performance, AUC, eccetera, ovviamente è importante, ma porta al fallimento se non è una parte in aggiunta a conversazioni con gli stakeholder, cercare di capire se veramente quello è quello di cui hanno bisogno, o in generale la capacità di comunicare in un modo chiaro quello che è un progetto, quello che è il suo valore. Chiarissimo. Ti faccio un'altra domanda, sempre legata alla tua esperienza professionale. Magari hai già spoilerato la risposta parlando di bias, ma magari c'è anche qualcos'altro. Qual è ad oggi la sfida più difficile che hai dovuto affrontare facendo questo lavoro? Direi è più appunto l'aspetto umano, quello del bias e dell'etica è estremamente importante, proprio per il fatto che ci sono talmente tante componenti, talmente tante possibilità di bias, selection bias, survivorship bias, eccetera, che si possono introdurre, che ovviamente quello è un problema estremamente complesso. Direi però a livello personale quello che è stato più complesso è appunto il fatto di riuscire a gestire tutte le dinamiche più a livello umano e personale che stanno attorno alla data science. Con quello intendo semplicemente il fatto che a volte gli stakeholder, che per esempio sono i clienti e ti danno i progetti e ti parlano di quello che vogliono fare, in realtà non hanno magari nemmeno loro idea di quello che in realtà vogliono. Quindi devi magari agire un pochino da psicologo e cercare di lavorare con loro per cercare davvero di capire quello che loro vorrebbero in fatto di KPI, in fatto di performance,
cos'è che il successo davvero significa per loro. Quindi questi aspetti più umani, secondo me, sono quelli più complessi, e è lì dove sta davvero la differenza tra un data scientist più junior e uno più esperto. Nel senso che quello più esperto, soprattutto nelle conversazioni con gli stakeholder, quindi con il business, con tutti i vari altri team non tecnici, cerca di dimenticarsi del machine learning, cerca di dimenticarsi della data science, e cerca appunto di capire se magari la soluzione è semplicemente utilizzare Excel per quel team, o cercare appunto di capire se quello che loro vogliono è fattibile nelle tempistiche. Quindi riuscire a gestire tutto l'ambito più umano, secondo me, soprattutto per un data scientist, è l'aspetto più complesso. Chiarissimo, chiarissimo. Rispondiamo a qualche domanda del pubblico, che ne ho visto una interessante. Ecco, questa qua di Lord Felix, che è una cosa su cui non avevo mai riflettuto effettivamente. Non avevo mai pensato al fatto che questi modelli effettivamente potessero essere inquadrati come dispositivi medici. E così effettivamente hanno bisogno di un'approvazione dalla parte, cioè l'FDA forse negli Stati Uniti, c'è qualcuno che penso fa controlli a questi sistemi prima che vadano in produzione all'interno degli ospedali. Sì, esatto, ci sono delle varie associazioni e istituzioni che certificano questi dispositivi, questi sistemi. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale, ed è esattamente il motivo per cui dicevo che gli aspetti più burocratici hanno più possibilità di avere successo che gli aspetti più clinici, proprio per il fatto che portare un sistema che è basato sull'intelligenza artificiale in corsia significa andare attraverso tutti i vari step, per esempio, dell'FDA per poterlo portare in corsia. Quindi il livello di scrutinio, di scrutinization dei modelli, del processo, dei false positives, false negatives, eccetera, è talmente elevato che ovviamente richiede anni, mesi, o comunque un forte impegno. Quindi invece gli ambiti meno magari clinici hanno la possibilità, ma sempre in ambito medico, hanno magari una possibilità più alta di trovare successo, arrivare a fruizione in tempistiche più realistiche. Chiarissimo. Siamo quasi alla fine. Se voi avete altre domande, continuate a scriverle, che io personalmente già gli ho chiesto tutto quello che gli potevo chiedere, continuerei ancora a chiedere per ore, ma non voglio rubare troppo tempo a Eugenio. Che da lui è ora di pranzo, da me è ora di cena. C'è Chiara che ci fa questa domanda interessante. Se non sbaglio, hai già accennato a questo problema parlando di skill, sia di difficoltà in ambito lavorativo. Chiede se ti è mai capitato di lavorare con clinici che vogliono usare le AI, ma non sanno bene quale possa essere l'obiettivo. Quindi come gestisci questo problema? È un'ottima domanda. Ho avuto un enorme numero di situazioni del genere, sia nell'ambito clinico sia nell'ambito business, per cui anche nell'ambito business ho visto, e soprattutto ora con l'intelligenza artificiale generativa, vedo un numero incredibile di persone che fanno business, che non sono tecniche, che vogliono semplicemente fare intelligenza artificiale come quasi modo di fare marketing, piuttosto che per davvero riuscire a risolvere i problemi. E lì sta proprio quella difficoltà di cui parlavamo prima, quindi è tutta una questione di cercare di parlare con loro, di cercare di fargli capire che sì, possiamo fare l'intelligenza artificiale, ma prima dobbiamo parlare di quali sono i tuoi problemi, quali sono i vostri obiettivi. E quindi sta tutto nel riuscire a navigare la conversazione e portarla quasi fornendogli quella calma e quella sicurezza che possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale, forse lo faremo, ma prima dobbiamo parlare di obiettivi, goal e quali sono i problemi principali che vogliono risolvere. E quello è davvero difficile. In ambito clinico quello che ho visto è quasi invece il fatto che vorrebbero utilizzare l'intelligenza artificiale ma non sono sicuri della loro posizione sull'intelligenza artificiale. Per cui ho lavorato per esempio con questa associazione di dottori, di cardiochirurghi, e alcuni erano pro l'intelligenza artificiale, volevano utilizzarla, altri invece erano scettici. E sono tutti pensieri estremamente, come dire, comprensibili. Però si vedono proprio queste situazioni per cui ci sono anche nella stessa associazione persone che vorrebbero magari utilizzare intelligenza artificiale, altri invece che hanno più paura di quella. E quello che secondo me aiuta di solito in quelle conversazioni è cercare di mostrare in un modo molto trasparente quello che l'intelligenza può fare, quello che l'intelligenza può non fare. E quindi per le persone che magari sono pro intelligenza artificiale mostrargli appunto le possibilità e il fatto che
si può fare tanto, però non si può fare tutto, e le persone invece che magari hanno più paura dell'intelligenza artificiale, mostrargli le limitazioni, mostrargli il fatto che non ci sarà mai un'interazione, per esempio, umana tra un algoritmo e una persona, quindi non finirà mai, secondo me, a cambiare davvero il concetto del medico. Quindi cercare di avere queste conversazioni, secondo me, va oltre il ruolo di un data scientist, almeno come è insegnato a scuola, però è estremamente importante ed è quasi forse la parte più importante del lavoro. Allora, è una risposta bellissima. Tra l'altro, secondo me, questo, quello che ha mosso Chiara, è un problema che in futuro si risolverà, ma perché deriva tutto quanto da una ignoranza dei medici, dei clinici verso il settore dell'intelligenza artificiale. Sanno, lo conoscono, magari per sentito dire. Questo si risolverà perché sono sicuro che tutti i programmi universitari nei prossimi 10 anni al massimo conterranno un corso di intelligenza artificiale, perché ormai sta diventando una tecnologia sempre più pervasiva all'interno della nostra società, verrà utilizzata in qualsiasi settore e qualsiasi professionista dovrà conoscere non tanto come svilupparla, ma tanto quanto utilizzarla, e di conseguenza svilupperanno una conoscenza maggiore della disciplina, non si vorranno più dubbi di questo tipo. Cioè, se sanno che l'intelligenza può essere artificiale, può essere utilizzata all'interno della loro professione, sapranno anche quali sono i benefici, quali devono essere gli obiettivi. Esatto, e apprende il lavoro che state facendo con Professional AI. Anche lavoro che sto facendo con Professional AI. Siamo una situazione in cui la tecnologia disponibile si può utilizzare, si può fare tanto, ma il livello di educazione, soprattutto per quelli non addetti ai lavori, non esperti nella data science, è molto bassa, quindi bisogna educarli, bisogna cercare di fare capire le possibilità, ma anche le limitazioni. Assolutamente. Allora, rispondiamo alle ultime due domande, che si è fatto abbastanza tardino. Io direi, rispondiamo alla domanda di Anna, che ci chiede: quanto tempo può richiedere la creazione di un modello predittivo, per esempio tumorale, considerando le centinaia di variabili? E quanta esperienza deve avere davvero il data scientist? Se è sufficiente una conoscenza universitaria di ML e Python? Guarda, la seconda domanda penso no, però lasciamo la parola a Eugenio. Sulla prima domanda, di solito quello che si fa è un approccio a due step, quindi all'inizio si crea un qualcosa di molto semplice, un modello baseline, per cui magari fai semplicemente linear regression nel caso di una regressione, logistic regression nel caso di classification. Quindi direi magari qualche giorno, una settimana, ovviamente fin tanto che i dati non sono in una situazione estremamente pessima. E poi si cerca di iterativamente migliorare il modello, quindi magari si passa da logistic regression a random forest, XGBoost, eccetera, o semplicemente si cerca di creare un sistema dinamico di model selection, per cui si crea un sistema un pochino più dinamico che automaticamente sceglie il modello più ideale senza indurre bias, così per dire, nella selezione del modello. Quindi di solito poco, si cerca soprattutto in ambiti più magari tecnologici, quindi big tech, queste grandi aziende, di cercare di arrivare a una soluzione velocemente e poi iterativamente di migliorarla. Sulla seconda domanda, quindi sulle skill, direi che dipende ovviamente da quello che si intende per conoscenze universitarie di machine learning in Python. Direi che quello è un qualcosa ovviamente di necessario e che aiuta. Quello che cercherei di aggiungere esperienze più a livello pragmatico, quindi progetti, può essere anche semplicemente Kaggle, però cercare di capire quello che può essere un progetto vero e proprio nel mondo reale e quello che possono essere tutti i vari problemi più a livello appunto di real life scenarios. Quindi nel caso della data science and machine learning, il problema per esempio a livello universitario è che di solito i dataset sono molto studiati, sono molto già puliti, invece cercare di arrivare in una situazione molto più reale, in cui magari i dati sono terribili, sono sporchi, eccetera, può aiutare di gran lunga. Una volta ero in una situazione in cui il problema principale era il fatto che questa associazione ci aveva fornito i dati completamente criptati,
ma nel senso che era un Excel, erano vari Excel in cui le colonne erano state criptate, per cui non avevano nessun senso, i valori non avevano nessun senso, quindi non avevamo nemmeno idea di quale fosse la target variable, quali fossero, non so, le righe, quale fosse il concetto. Quindi cercare di capire quello che è, quello che davvero succede nell'ambito più reale della data science è estremamente importante e aiuta poi nella, a livello lavorativo a capire che le situazioni vere e proprie sono un pochino diverse che quelle universitarie. Hai detto due cose super, sia sulla prima che sulla seconda domanda. Sulla prima hai nominato una cosa che viene sempre data per scontata, cioè che viene sempre ignorata, cioè l'importanza dell'utilizzo di un modello baseline. Sai, quando con Professional AI eravamo più piccolini, io ancora mi occupavo della correzione dei progetti. Ho bocciato, diciamo, tantissimi ragazzi perché partivano sparati con le reti neurali, cioè senza neanche aver verificato se effettivamente la regressione logistica poteva bastare a risolvere il problema di classificazione. Magari in maggior parte dei casi può essere anche così. È proprio buttarsi la zappa sui piedi, perché sappiamo benissimo che le reti neurali hanno una complessità decisamente maggiore rispetto ad altri modelli, e questo si vede nella quantità di iperparametri che devi andare sulla quale andare poi a fare fine tuning. La regressione logistica non è così, è molto più semplice fare la regressione, al massimo prendo un po' di overfitting, lo correggi con la regolizzazione e via. Quindi quando vi dovete andare a interfacciare con problemi del genere, partite sempre dalla soluzione più facile possibile, vedete dove arrivate e poi da lì partite a cercare di migliorarle, aumentare le metriche, il punteggio che andate ad ottenere. Non partite da subito con soluzioni estremamente complesse senza sapere se effettivamente la cosa poteva essere risolta con metodi più semplici. No, è il principio del rasoio di Occam, utilizzato anche nella data science. L'altra cosa invece è relativa all'esperienza universitaria. Prima, tra le varie domande, ho visto una domanda che ci diceva: ma come faccio io a fare esperienza se nessuno mi offre lavoro dopo aver finito l'università, perché non ho esperienza? Ecco, l'esperienza non è detto che la dobbiate fare per forza sul lavoro, potete farla anche voi individualmente. Ad oggi ci sono tantissime piattaforme che mettono a disposizione dati che potete utilizzare per sviluppare progetti vostri, no? Tipo Kaggle, uno su tutti. I dati che vengono da Kaggle non è che sono dati, i cosiddetti toy dataset, cioè dati semplici sulla quale andare a sperimentare un pochettino, no? Sono dati reali che vengono dal mondo reale, da aziende vere che li hanno raccolti all'interno del loro business e stanno mettendo a disposizione. Quindi quello che dovreste fare è partire da lì, andate a scaricare un bel dataset, andate a fare le vostre analisi, costruire i vostri modelli, partecipate anche alle challenge che mettono a disposizione su Kaggle, magari non vincete, ma sicuramente farete tantissima esperienza. Ok, vuoi aggiungere qualcosa così? No, quello semplicemente dire che quello che hai detto è esattamente corretto. Se dovessi iniziare adesso da zero, senza esperienza lavorativa, appunto, cercare di creare un portfolio di progetti, può essere Kaggle, può essere Hackathon, ti permette anche poi di avere varie storie, così per dire, per cui in una qualunque intervista in cui ti chiedono raccontami di una volta, di una situazione in cui hai dovuto affrontare un problema di bias, un problema con i dati erano estremamente grandi, hai la possibilità di parlare di quel progetto, quindi quello è, secondo me, è fantastico e non richiede niente, richiede una connessione a internet, la possibilità di registrarsi su Kaggle o semplicemente di andare a fare un hackathon in una zona in cui c'è un hackathon. Esatto, poi questi progetti diventano anche un bigliettino da visita, cioè li organizzate su Kaggle stesso, su GitHub, nel momento in cui vi candidate per un'offerta di lavoro, per una posizione, insieme al curriculum, insieme a tutte le lauree che avete preso, mandate anche il vostro portfolio con i progetti che avete sviluppato. Quella è proprio una, diciamo, la prova definitiva che le cose le sapete fare perché le avete già fatte. Completamente d'accordo. Guarda, chiudiamo con l'ultima domanda. Non la volevo saltare questa, l'ho lasciata apposta per ultima, che è Cosimo, che ci chiede: dal punto di vista lavorativo, questa è una domanda difficile, credi che un giorno avremo le stesse opportunità anche qui in Italia? Cioè, si sta muovendo l'intelligenza artificiale in Italia dal punto tale da poter avere le stesse opportunità lavorative che ci sono negli Stati Uniti?
è una domanda difficile. Penso di sì. La questione è più appunto quale sarà la tempistica. Quello che è, giusto per dare un pochino anche, magari concludere anche con un po' di positività, quello che per me è paradossale è il fatto che le skill in Italia sono praticamente le stesse che ci sono negli Stati Uniti o in Inghilterra, soprattutto anche il fatto appunto di avere accesso a tool come Professional AI, oppure anche semplicemente il fatto che c'è codice open source, corsi open source, completamente gratuiti in giro per internet, crea una situazione per cui ogni dell'Italia utilizza le stesse tecnologie, ha le stesse skill. È più una questione appunto di opportunità a livello lavorativo, nel senso che magari un'azienda in US è un pochino più matura che un'azienda italiana, per cui skill a livello di data scientist e lavoratore sono praticamente le stesse. È più una questione appunto, secondo me si arriverà in quella situazione per cui le opportunità lavorative e soprattutto i progetti interessanti saranno simili. Penso purtroppo realisticamente ci sarà sempre un po' di lag, nel senso che magari quando in US si fa intelligenza artificiale generativa, in Italia magari non si è ancora arrivati a quel livello, si è un pochino indietro, ma penso che appunto in Italia ci sarà sicuramente un miglioramento nei prossimi anni. Ma il lag è già stato misurato, tipicamente sono 5-8 anni, in Italia le cose arrivano tra i 5 e gli 8 anni dopo rispetto a quanto arrivano negli Stati Uniti, già si è visto con internet, con le app, il mobile, tutte le nuove innovazioni che sono arrivate negli ultimi 20 anni, perché in Italia le aziende sono più meno inclini a rischiare, e questo è anche dovuto a tutto il sistema burocratico italiano, che cioè, è difficile far stare in piedi in Italia un'azienda, no? Quindi non se la sentono di rischiare, decidono di adottare le nuove tecnologie solo quando sono già assodate. C'è qualcuno che ha fatto da early adopter per noi, no? Esatto, e io non ho mai lavorato in Italia, per cui non ne so molto, ma da quello che ho visto parlando con varie persone in startup, forse le startup sono un ottimo modo per cercare di colmare quei 5-8 anni di gap, perché molte persone con cui parlo che hanno startup di intelligenza artificiale in Italia cercano di avere come benchmark gli Stati Uniti, l'Inghilterra, certo. Quindi sono molto avanzati, quindi lì magari potrebbero essere degli ottimi modi per avere delle situazioni che sono anche più avanzate. Certo. Ti faccio io l'ultima domanda per chiudere, proprio domanda di rito. Che consigli daresti oggi a un data scientist, un data analyst che si sta affacciando oggi al mondo del lavoro, quindi a questo nuovo lavoro? Di focalizzarsi sulle soft skills, perché le hard skills sono un dato di fatto, è un qualcosa che appunto è given, dato il fatto che una persona è un data scientist, ma cercare di focalizzarsi sulle soft skills, sul parlare con persone che non hanno idea di cos'è il machine learning. Non gli interessa neanche. Se parli con un dottore di intelligenza artificiale, non è che ha questo grande interesse sapere di XGBoost o di Generative AI. Gli interessano più appunto i pazienti, di avere un impatto con loro. Quindi cercare di focalizzarsi sulle soft skills di solito è quello che porta un data scientist a essere junior, a essere un esperto, a essere un senior. Quindi soft skills. Ottima risposta. Guarda, io sono contentissimo, ho imparato tantissimo anch'io stasera, quindi immagino che anche il nostro pubblico abbia tratto valore da questa bellissima conversazione. Noi per stasera ci chiudiamo qui, siamo stati proprio nei tempi, un'oretta esatta. Ti ringrazio tantissimo Eugenio, è stata veramente una chiacchierata super, spero che in futuro avremo la possibilità di rifare qualcosa del genere. Ricordo agli iscritti al nostro ai nostri master in Data Science and Analytics che Eugenio sarà docente, sarà guest lecturer nella lezione di giovedì prossimo per gli iscritti al master. L'argomento sarà proprio le applicazioni del AI Data Science nel settore healthcare. Quindi per gli iscritti al master l'appuntamento è giovedì prossimo alle 18:30 sulla nostra piattaforma. Per tutti gli altri speriamo di riavervi ancora con noi. Vi ricordiamo, facciamo una di queste live ogni 2 settimane, la prossima quindi sarà mercoledì, quello successivo ancora. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora Eugenio, è stato un piacere. Grazie a voi, è stato un piacere.